Icon Palestre a Montesilvano e il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Icon Palestre è aperto 7 giorni su 7. Con Icon Palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese. Hawaii, viaggi e vacanze di Anna Bruna Gianzante, via Gabriele D'Annunzio 70, Villa Nova di Cepagatti, Pescara. E parliamo delle origini del dolce di Natale che è il panettone. Io sono rimasta incuriosita, ho cominciato a leggere e ho detto, è una cosa che la devo dire, non lo so se la sanno tutti. Tutti sappiamo che il panettone è di Milano, no? Ha le origini a Milano, però ci sono diverse storie che nascono intorno a queste origini, storie anche romanzate, anche d'amore, come ad esempio la storia, la leggenda del messer Ugoetto degli Atellani, falconiere innamorato di Alguisa, figlia di un fornaio. Allora, messer Ugoetto che cosa fece? Per conquistare Alguisa si fece assumere a bottega come garzone del padre e creò un nuovo dolce, si voleva far notare, creò un nuovo dolce fatto con farina, uova, burro, miele e uva sultanina. Grande successo economico ma anche d'amore, quindi i due innamorati si sposarono felici e contenti con l'invenzione di questo nuovo dolce che piaceva a tutti. Poi altri fanno risalire le origini del panettone a uno sguattero che lavorava nella cucina di Ludovico il Moro. Quando si bruciò il dolce durante il pranzo di Natale, fu appunto Tony, questo ragazzo che lavorava in questa cucina, a suggerire al cuoco di rimediare con un manicotto che lui aveva cucinato con tutti gli avanzi. Così questo ragazzo salvò il pranzo dei nobili e anche il cuoco, che esclamò: «Lei il pan de ton», che poi è diventato panettone, non lo so, su questa c'è un po' di dubbi di storia. Però comunque è carino, il pan de ton, il pan de ton. Poi ci sono delle storie, cioè sulle vere origini del panettone, che per altri sarebbero legate a un'antica consuetudine medievale, cioè a Natale la famiglia si riuniva intorno al focolare attendendo che il pater famiglia spezzasse un pane grande e porgesse un pezzo a tutti i presenti in segno di comunione. Poi c'è un'altra storia ancora, che comunque affonda le radici in qualcosa di più storico e concreto, come il fatto che ai fornai fu vietato di impastare il pane dei ricchi e dei nobili, che era quello bianco, e quindi dovevano rispettare le leggi degli antichi statuti delle corporazioni. Con un'unica eccezione però, il giorno di Natale. Ma cosa accadeva? Aristocratici e plebei potevano consumare il 25 dicembre lo stesso pane regalato. Mica lo pagavano, veniva regalato questo pane bianco fatto dai fornai appositamente per quel giorno. E quindi possiamo dire che i fornai offrivano ai loro clienti questo pane bianco e quindi il panettone si rivela il primo dolce democratico e testimonia che le pari opportunità furono offerte per prime dai fornai. Quindi pensate quanto è importante il lavoro del fornaio. Poi c'è da dire il pan di Chor o il pan de ton, è sempre un pane di lusso, di puro frumento, farcito con burro, miele e zibibbo, perché a Roma si dice pure zabibbo, insomma. E fu un'altra notizia, la Repubblica Cisalpina, quella di Napoleone, a sostenere l'attività degli artigiani e dei commercianti milanesi, favorendo l'apertura dei forni, e durante l'occupazione austriaca il panettone diventò l'insostituibile protagonista di una annuale abitudine. Il primo a regalarlo fu il governatore di Milano, che ogni anno lo regalava al principe Metternich, dopo come dono personale. Una cosa per concludere, una curiosità, è che c'è il panettone di San Biagio, che sarebbe un'usanza milanese che vuole sia conservato un pezzo di panettone del pranzo di Natale fino al 3 febbraio come gesto propiziatorio contro i mali della gola e raffreddori. Secondo il detto milanese, San Biagio el benedice la gola e il naso, cioè San Biagio benedice la gola e il naso. E adesso, sempre in tema di Natale, ascoltiamo la professoressa Nicoletta Camilla Travaglini che ci parlerà delle vere origini di Babbo Natale.